Ciao ragazzi, oggi parleremo delle crome e delle semiminime, che sono le due figure che andremo a suonare sulla nostra tastiera che abbiamo appena finito di colorare. Per spiegarvi che cosa sono, parto dalla mela. Quindi disegno una bella mela, scrivo me la. Praticamente la mela la possiamo paragonare alla nota che vale 1. Infatti se io scrivo la parola 1, io scrivo U no. Allo stesso tempo posso anche disegnare la mela come se fosse una nota musicale. Allora io ci faccio la mela e ci faccio la linea della la stanghetta musicale. Eccola qui. Se io la coloro di rosso, la chiameremo semiminima, oppure del valore di 1. Se io prendo la mela e la spacco in due, così, la divido in due, che cosa ottengo? Due metà mela. Quindi avrò una mezza mela da questo lato e una mezza mela da questo lato. Pezzettino di qua e pezzettino di qua. Se io vado a colorare, metà mela e metà mela. Questa metà la chiamiamo me e questa la. Possiamo anche chiamare questa metà u e quest'altra metà no. Quindi se vado ad attaccarle così, che cosa ottengo? Due note musicali, due crome, due metà. Adesso vi farò un esempio pratico. Questa mela abbiamo detto che la chiamiamo 1, cioè vale un tempo. Se io la spacco in due, faccio la magia, ottengo due metà. Quindi metà mela e metà mela fanno 1. Quindi se le attacco, ottengo il tempo di 1. Adesso facciamo un esempio di una canzone. La canzone la chiameremo La Ranocchia e useremo le crome e la semiminima, quella che vale 1. La croma metà. Quindi andiamo a disegnare una croma, un'altra croma, le uniamo tutte e due e ottengo due note. Posso dire che sono, per esempio, due do. E io dirò do, do. Ossia suonerò do, do. Due volte do. Posso suonare altre due note. Per esempio, due mi. Quindi io disegno le due note. Scrivo mi e ottengo altre due crome, quindi mi. Faccio altre due, per esempio diciamo che voglio suonare il sol, quindi disegno due sol, S-O-L, e ottengo sol, sol. E adesso posso fare una nota che può valere un tempo, quindi la disegno da sola e dico che si chiama mi. Per farle bene le devo colorare tutte nere. Quindi questa da sola vale 1.
Quindi ho trovato Doddo, Mimmi, Sol, Sol, Mi. Questa da sola vale 1. Posso anche metterci, per esempio, un testo. Per esempio, La, Ra, No, Chia, Can, Te, Ra. Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi. La, Ra, No, Chia, Can, Te, Ra. Con l'accento sulla A. E adesso giochiamo con le note che abbiamo appena scoperto, le crome e le semiminime. La prima cosa che dobbiamo fare è disegnare su un pezzettino di carta una bella ranocchia, più o meno fatta così. Dopodiché prendiamo lo scotch e andiamo a metterci la ranocchia sul nostro indice della mano destra. Quindi faremo saltare la nostra ranocchia sul nostro spartito. Abbiamo detto che il Do è dormiglione, il Mi è il micio, il Sol è il sole. Questo Mi è il micio vale 1, questi due Fa sono le due farfalle, questi due Re le due corone del Re e così tutto il resto dello spartito. Quindi andiamo a cantare e a suonare queste note dello spartito con la nostra ranocchia. Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fa, Fa, Re, Re, Sol, 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 Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fa, Fa, Re, Re, Do, Do, Do. Adesso andiamo a suonare la nostra ranocchia sulla nostra tastiera. Quindi diventa Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fa, Fa, Re, Re, Sol, 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 Do, Do, Mi, Mi, Sol, Sol, Mi, Fa, Fa, Re, Re, Do, Do, Do. E adesso vediamo di cantare il testo. La ranocchia canterà dallo stagno cra cra cra, dalla foglia salterà col suo canto cra cra cra.